Le ore estive, cioè le ore non di ferie, i periodi non di ferie, farceli recuperare, facci fare i corsi di recupero gratis, quelli che adesso sono pagati 50 euro lordi, e a luglio, farci lavorare a luglio, cioè Profumo, che tra l'altro anche lui era rettore del Politecnico di Torino. Profumo aveva lanciato la proposta di farci lavorare in luglio. Ora, forse quando gli insegnanti capiranno che dovranno fare i corsi di recupero gratis, se lo capiranno, ci sarà una reazione, salvo il fatto che questa mentalità funzionariale, impiegatizia, per cui si dice, ma in fondo è giusto che noi lavoriamo anche a luglio, perché tutti hanno 36 giorni di ferie, perché noi non dovremmo. Beh, è passato in parte delle categorie. Quindi, concludendo, come quota 96 si può inserire in questo contesto? E come a Torino abbiamo fatto venerdì un'assemblea in cui quota 96, però ero io e il collega, abbiamo aderito a un presidio che ci sarà il 27 insieme ai precari di tutte le fasce varie che si sono costituiti in coordinamento precari, il presidio è organizzato anche da i COBAS e la CUP, quindi si è riusciti a trovare un'intesa anche tra sindacati di base, almeno su questo, e poi gli studenti. E questo è importante, che insomma coesistano nello stesso coordinamento, coesistono gli studenti e noi vecchietti quota 96. Ha parlato una studentessa e gli studenti forse, anzi certamente a marzo, faranno una manifestazione a cui noi possiamo partecipare ufficialmente come quota 96. Quindi come quota, secondo me come quota 96 dobbiamo capire in questo momento politico come intervenire all'interno di tutte le leggi che toccano i diritti dei lavoratori, lo stato sociale, come intervenire. Qui io sono stato col mio striscione e i diritti non si rottamano alla manifestazione, lo sciopero generale che c'è stato della CGIL, parlava da Camusso, ho portato quota 96, i diritti non si rottamano, sul Jobet. Quindi, cioè, come noi che siamo testimoni visibili dei danni che le politiche di austerity, le politiche neoliberiste hanno fatto e che l'abbiamo toccato con mano per primi, dobbiamo portare questa testimonianza in tutte le lotte che sono appunto, che si stanno costruendo contro l'austerity. Marcello Nobili, precario. Sì. Buongiorno, sono Marcello Nobili, docente di lettere in un liceo di Roma. Ecco, qualificato come precario, nel senso che, anche se sono entrato in ruolo quest'anno, ritengo che tutte le battaglie che ho cominciato, sia pure di recente, 3 anni fa circa, con i precari, vadano portate avanti al 100%. Non lo devo specificare per voi, ma insomma stanotte non potevo andare a dormire perché in altri gruppi Facebook, per fare riferimento alle divisioni che ci sono tuttora tra i precari di almeno 10 orientamenti diversi, io sono stato tacciato di essere un grande ipocrita perché voglio parlare a nome dei precari, ma non sono più precario, quindi evidentemente sono un ipocrita. Francamente ho risposto così. Brevemente ho augurato la buonanotte a queste persone che tra l'altro conosco pure virtualmente da un bel po' di tempo e sono rimasto insomma un po' frastornato. Come sono frastornato oggi del resto a sentire di situazioni ancora peggiori di quelle che già conoscevo, insomma
viene da piangere letteralmente. Io ho problemi proprio a parlare in questo momento, colleghi che insegnano da 40 anni tra problemi familiari, disabilità e tutto il resto, che, a cui non è consentito di andare in pensione, colleghi precari che non percepiscono lo stipendio da minimo 4 mesi per quelli sul posto comune, addirittura un anno per i modelli viventi. Confesso la mia ignoranza proprio di questo, riguardo a questo ruolo, che, insomma, a cui non avevo mai pensato, perché non ho mai insegnato in un istituto che si avvalesse di questa figura professionale. Ma come si campa senza percepire stipendio per un anno? Io non lo so, io sono stato fortunatissimo nella mia vita, ma dobbiamo, voglio dire, sopravvivere a botte di deretano? Non lo so, ecco, sinceramente, tratto di tutte le questioni strettamente pratiche, i vari programmi di Renzi, l'ultimo dei quali appunto fatto ieri, anche in mia presenza, senza che però noi potessimo farci sentire, perché siamo stati, dice, io non sono tanto piccolo fisicamente, ma evidentemente per tenere la sicurezza, per mantenere la sicurezza in queste occasioni, prendo degli energumeni rispetto ai quali io sono un bambino delle elementari, quindi sono stato, diciamo, allontanato. Per fortuna non mi hanno messo le mani addosso, perché poi io non sono abituato a, come dire, a confrontarmi con la forza pubblica, quindi avrei magari fatto qualche movimento in consulto e sarei finito all'ospedale, probabilmente. Ho avuto anche paura, dato che, insomma, come dire, sono uno che nella vita ha ricevuto se no due multe per divieto di sosta, che non sono abituato a lottare, e di questo mi vergogno pure un po', perché, insomma, tra di noi ci sono persone che hanno fatto 77 e magari pure qualcuno che ha fatto 68, quindi, insomma, sempre ammirazione per chi si è preso qualche manganellata, ecco, quello sicuramente. Ci divertiamo stanotte, ci sono manganellate, questa è la situazione, insomma, questi poliziotti, forse squadre speciali, non lo so chi siano, ci hanno allontanato per, come dire, adunanza sediziosa, ma veramente eravamo una decina di persone, ecco, no? Non di più, e ci sono alcuni filmatini brevi in rete fatti con i cellulari, da cui si evince che appena abbiamo cominciato a parlare siamo stati zittiti, devo dire, in maniera molto, molto rude. Infatti l'ultima riflessione è questa: quando protestavamo contro i ministri della cosiddetta destra, qualcuno del PD, almeno a voce, ci dava manforte. Adesso che protestiamo contro le iniziative del PD, la destra si fa i fatti suoi e il PD ci dà addosso, quindi la situazione non è migliorata negli ultimi 3 anni, diciamo che forse è peggiorata, all'atto pratico e forse anche dal punto di vista strettamente teorico, ecco, ideologico, ideale. Quindi, ecco, tutto qui, un paio di impressioni. Una domanda, scusami, ma il caffè poi Renzi ve l'ha pagato o voleva farselo pagare da voi? Voleva farselo pagare, ecco. Perché mangiano molto loro, non meno di altri passato e forse più di quelli in futuro, perché, insomma, prima o poi questi soldi finiranno, stanno finendo, insomma. Ma Carmela e poi Vino. Per noi in idonei. Io sono Carmela, in Italia conosco bene le problematiche, ringrazio ancora quelli tipo del 96, tutti i precari, eccetera, eccetera. Noi abbiamo dato inizio quando anni fa, quindi non è resta di no questa roba. E scusatemi, io ho sentito di fare l'intervento perché ho portato la partecipazione di Nicola stavolta. Sì, dovremmo cercare di essere veramente, veramente, veramente agguerriti, perché, cioè, io mi sento di essere... Mi sento di essere tutto da capo, cioè, leggo da qualche parte, l'ho letto veramente così per dare un'occhiata di curiosità sul portale della CGIL, di cui non mi fido assolutamente, lo sapete, all'estero, che non saranno soltanto gli esuberi delle province, il personale esubero delle province chiuse a essere ricollocati in altri ministeri, ma anche non sono cittadini idonei, e si parla anche di uffici giudiziari. Ora, è vero che uffici giudiziari significa tribunale,
significa Corte dei Conti. Io ho una carissima amica con la quale sono cresciuta, che è cancelliera del tribunale qui a Lecco, al Tor Civile. Mi ha detto: se tu vieni qua, se voi venite qua, morite. Cioè, è una cosa allucinante il amore di lavoro. A parte che non mi è chiara. Non mi è chiaro il discorso della, cioè con quale titolo io vado a lavorare, a chi non sono laureata. Sono usciti, io non so. Sono usciti, con beh, serve la laurea, ci serve cioè, beh, allora c'è qualcuno. Sono già usciti. Allora, non lo so, io mi aspetto di tutto perché come non vogliono. Come non vogliono mandare via il quota 96, non vogliono mandare via neanche noi perché ci dovrebbero pagare la pensione o quantomeno la stipendia, ma non ci pensano. Ci avete pure anche un quota 96 di donio? Sì. Beh, che bastonato! Sì. A me hanno tolto la 104, personalmente, perché, ma non perché io non abbia più patologie, perché mi hanno detto che i tre giorni al mese li paga l'INPS. I tre giorni che toccano al mese di paga l'Ips. E queste le dottoresse, gentili dottoresse dell'Ips, io ho chiesto scusate, ma io contributi a chi fa? Li pago all'Ips. Beh, comunque, a parte questo, quindi abbiamo ancora un po' di lavoro. Io volevo soltanto invitare i colleghi di donne, io personalmente oggi ci sarò a Montecitorio, penso anche domani. Poi se la salute me lo permette, perché quest'anno ho un brutto cavo, verrò anche nei prossimi giorni, però non molliamo ragazzi, non molliamo, perché io da questi mi aspetto di tutto, mi aspetto di tutto, niente, poi sì, poi capiremo bene questa questione della mobilità intercompartimentale, perché poi ho visto pure che se tu non accetti il discorso della licenza. Esatto, sì. Ok? Ragazzi, io vi ringrazio e ci vediamo tutti in piazza. Pio. Pio adesso. Pio. Più che dipendere. Innanzitutto salutiamo tutti. Così salutiamo. Io più che dipendere quello che ormai è stato detto sul quota 96 o quant'altro, volevo fare una piccola riflessione. Quando vengo a Roma io compro il giornale per ammazzare il tempo, non l'avessi mai preso, perché stamattina giustamente, in particolare il mattino, l'ennesimo alleluia al nostro caro Renzi. In più, quella storia che i sindacati non capiscono, in pratica si accusano i sindacati a non aver capito la forza di rompere la riforma che Renzi ci vuole proporre, ci vuole imporre, chiedo scusa, ci imporrà, credo che sia, insomma, anche perché purtroppo io penso che quello che ce lo propone ancora la parte meno cruda sarà molto più pesante quello che ci verrà fuori da questa maledetta riforma. Dove voglio arrivare? Qual è lo scopo dell'intervento? Lo scopo è questo, purtroppo non posso neppure dire che abbiamo torto, tutti quelli che hanno parlato qua hanno ragione, abbiamo ragione. Purtroppo però probabilmente ce lo stiamo dicendo da 3 anni e passa ormai, ma rimane tra di noi. Io sono disposto a tassarmi economicamente, ma cerchiamo di mettere su qualcosa che possa informare gli altri dell'androcinio e delle vessazioni che ci stanno imponendo. Compriamo pagine di giornale, ma usciamo all'esterno, facciamo qualcosa, oltre ovviamente a fare manifestazioni. Ormai sul blog siamo rimasti soli di 10-12, i nomi sono sempre quelli che si ricorrono, anche lì non c'è la partecipazione. Se noi non riusciamo ad avere ancora una volta la partecipazione di tutti, saremo massacrati letteralmente, perché ormai l'intento del governo di destra, l'intento del governo attuale è quello di togliere completamente la scuola, tutte quante le sue riunioni, tutte quante le sue manifestazioni. Quindi, probabilmente
tra 15 anni non ci saranno più i docenti tesi come li intendiamo oggi, non ci saranno più le materie come li intendiamo oggi, non ci sarà più lo studio come lo intendiamo, come lo abbiamo inteso ieri, oggi già non c'è più, ma comunque. Quindi, non lo so, cerchiamo però di inventarci qualcosa per poter proporre, per poter far conoscere agli altri cosa sta succedendo. Sembra strano, ma io a scuola ancora vado a parlare con i colleghi e mi dicono quota 96, ma che significa? Ma perché? Che siete? Quando vado a dire, guarda, noi rimarremo in servizio fino a 70 anni, wow, veramente, non è possibile. Cioè, purtroppo la situazione è questa. No, noi rimaniamo fino a 67, il collega precario rimarrà fino a 70 anni. Sì, ma l'assurdo è proprio questo. Cioè dovete ancora chiarire e spiegare ai colleghi qual è la situazione. Purtroppo la situazione. Manco si informa, tu ce lo dici, io l'altro ieri ho dovuto dire ad una collega che ha la 104, guarda che tu hai i canoni tutto per andare in pensione e fare la domanda. No, proprietario mi ha detto che non posso andare. Ma sta scritto qua, facci! Cioè, è assurdo, noi viviamo una situazione assurda. Io non vedo l'ora di chiudere gli occhi sulla scuola e cambiare, ma lo potrò farlo probabilmente se andrà bene tra 3 anni. Cioè 67, quasi 68 anni e 45 anni di servizio. Quasi 45 anni di servizio. Quindi per piacere inventiamoci qualcosa per uscire fuori, inventiamoci qualcosa per manifestare. Facciamo quello, ma facciamolo! Colleghi, colleghe, amici, amiche, buonasera a tutti. Siamo riuniti qui davanti a Montecitorio per, credo, l'ennesima volta, non le conto neanche più, per quanto riguardano i Nidonei dal 2010, circa 2011, per quanto riguarda i quota 96 dalla legge Fornero, per quanto riguarda i precari da anni immemorabili, per i modelli viventi da almeno 2 anni, per i cinci 999 555 da 4 anni anche loro, volume, mi dicono volume. E quindi anche oggi siamo venuti nell'imminenza dell'approvazione delle tesi della buona scuola del primo ministro Renzi, proprio il primo giorno di questa il primo giorno di questi lavori. Siamo venuti anche con i precari, siamo venuti come vediamo dalle nostre scuole, abbiamo fatto un convegno, siamo venuti da fuori Roma, siamo venuti dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Campania, dall'Abruzzo, dalla Basilicata, siamo venuti dalla Sicilia, siamo venuti da paesi, Liguria, Piemonte, siamo venuti dai paesi, dalla provincia, siamo venuti con i nostri mezzi, con i nostri soldi, siamo venuti anche con le nostre malattie, con le nostre tristezze, anche con i nostri anni, perché quelli che vediamo qua davanti sono persone che lavorano a scuola, che vedete qua davanti sono persone che lavorano a scuola da molti anni, non sono più né giovani né forti, ma sono ancora abbastanza determinati per far valere quelli che una volta si chiamavano diritti e che oggi sembrano opzioni, o per meglio dire all'inglese optional. Vediamo che succede, questa scuola può funzionare, ci mettiamo un lustrino, quest'altra un po' meno, vediamo come si aggiusta. Allora io parlo per la categoria dei non idonei adesso. I non idonei sono quel personale docente che per gravi patologie viene messo fuori ruolo,
non ha più una classe frontale, ma viene utilizzato all'interno della scuola di appartenenza o nelle vicinanze di questa scuola, in un'altra scuola stessa, con funzioni di supporto, per lo più biblioteche, laboratori, supporto alla segreteria, la didattica, al POF. E molti di noi sono finiti nelle biblioteche scolastiche, biblioteche che erano chiuse, mai aperte, con centinaia e centinaia di libri, con centinaia e centinaia di possibilità per gli studenti. Questi insegnanti non idonei hanno ridato alle biblioteche la possibilità di essere appunto visibili, aperte, viste, vissute, hanno dato la possibilità a dei libri di uscire dalla polvere dove erano stati confinati, hanno avuto anche dei finanziamenti in tempi passati, quando ancora nella scuola qualcuno ci credeva, sono state dotate di strumenti informatici, sono state dotate di altri strumenti importanti, non moderni, insomma, e quindi sono luoghi dove si può fare, oltre che la cultura di una volta, cultura anche moderna, sono diventati posti analogici e digitali. E sono aperti al pubblico anche esterno, nei paesi per esempio sono aperti a tutto il pubblico, anche il pomeriggio. Sono scuole che fungono da centro di interesse, da agenzia culturale, magari in quartieri disagiati delle grandi città, magari in piccoli paesini sperduti, laddove c'è solo o la parrocchia o il campo da calcio, e sono un presidio che è mantenuto in piedi e solamente ed esclusivamente da docenti idonei che nel frattempo si sono anche formati per questo lavoro. Ma naturalmente che succede? Questi nidone non più di 3.000, 4, 5 anni fa, oggi ridotti intorno a 2.000, 2.100 persone, vogliono essere sacrificati sull'altare dei risparmi della pubblica amministrazione che si fa sfuggire sotto gli occhi centinaia e centinaia di milioni di euro che vanno in Svizzera, ma si accorge di questa piccola pagliuzza di 2.000, 2.200 persone che non lavorano con una classe frontale, e quindi queste persone potrebbero fare altri lavori, potrebbero andare a toglierlo per esempio ai precari o toglierlo a delle persone che ne hanno più diritto in altri ministeri, o andare a fare cose che non sanno fare perché nessuno gliel'ha insegnato e perché hanno studiato per un altro lavoro. Ecco le cose che ci hanno imposto da 4 anni a questa parte, e noi da 4 anni a questa parte credo veramente almeno una volta a settimana per tutti i 12 mesi dell'anno ci siamo mossi, ci siamo movimentati, abbiamo organizzato una rete, abbiamo fatto informazione, abbiamo creato aggregazione e abbiamo messo insieme tutto quello che nella scuola era considerato, viene considerato o residuale o in esubero o in sovrannumero. E quindi sono con noi appunto, dicevo, i precari, quota 96, gli insegnanti della materia alternativa che prima avevo dimenticato, alla religione cattolica, apro parentesi, religione cattolica, 22-23 mila insegnanti che derubano la scuola pubblica, come di ruolo, che derubano la scuola pubblica di uno stipendio che anziché pagarglielo il Vaticano come dovrebbe essere, glielo paga lo Stato italiano, e lo Stato italiano neanche ha avuto il piacere di vederli abilitati, perché queste persone non si abilitano ma vengono scelte dal vescovo e poi entrano nelle nostre scuole per così, per una transumanza che non si capisce da che cosa derivi. E poi c'è appunto i quota 96, poi i precari, i modelli viventi delle splendide persone che lavorano negli istituti d'arte, che fanno da modelli appunto agli studenti, agli alunni, e che vengono trattati come piccole persone, come figure, come figurine, quindi pagati poco e male o a contratto oppure con inserimenti in precariato praticamente dall'inizio dell'anno, con ritardi nei pagamenti, con di anno in anno una sofferenza nel riprendere poi la loro cattedra, insomma il loro lavoro. Ecco, abbiamo riunito queste realtà che sono messe insieme delle grosse realtà proprio per far sentire una voce a chi non ce l'ha, perché noi questa voce non ce l'abbiamo. Di noi si sono ricordati appunto nel momento esatto in cui lo Stato aveva bisogno di far cassa, ripeto, di far cassa sulle spalle poi di gente che ha sempre pagato le tasse, che ha sempre lavorato, perché i non idonei, come i precari, come tutte le categorie che ho già nominato, hanno sempre lavorato, hanno sempre fatto il loro dovere. Non è da lì che si deve cominciare, che si dovrebbe cominciare per recuperare il denaro sperperato dallo Stato, e il denaro sperperato dallo Stato lo sappiamo benissimo tutti da che parte sta.
le penne che vengono pagate in una regione 50, 50 centesimi e in un'altra 50, la carta igienica in delle scuole non c'è e non si sa perché, quando scuole abbondano di carta igienica o cose di questo tipo. Allora, direi adesso ancora oziosità per chi non le sa e cose che non, magari non hanno tanto, come dire, non colpiscono tanto al cuore, ma quello che stiamo facendo oggi lo stiamo facendo non soltanto per noi che effettivamente siamo sul viale del tramonto da un punto di vista lavorativo o comunque da un punto di vista anche della lotta, perché è molti anni che siamo sulla breccia, molti di noi hanno fatto le lotte antiche che hanno portato la scuola ad essere quel gioiellino che fino a 15-20 anni fa era. Le scuole d'infanzia e le scuole elementari italiane erano studiate in tutto il mondo, la scuola media che ancora non è stata riformata traccheggiava, una scuola superiore c'era stato un bozzo di riforma che prometteva, e invece no, si è tutto interrotto da quando si è pensato che la scuola è soltanto un mercato del lavoro dove vengono inseriti così a casaccio 800-900.000 impiegati che fanno un lavoro a 18 ore a settimana, quindi assolutamente risibili, che vengono pagati anche troppo per quel lavoro che fanno, non pensando che è un lavoro di educazione, è un lavoro intellettuale, è un lavoro intellettuale di educazione non a prezzo se è ben fatto, un lavoro intellettuale di educazione ti mette in contatto con delle persone, con dei bambini a volte, e quando crescono con dei ragazzi, degli adolescenti, con tutte le problematiche che questo comporta. Il lavoro pomeridiano che gli insegnanti fanno anche per prepararsi le lezioni a casa, tutto quello che c'è dietro, non è una cosa che si può monetizzare. Mentre invece che succede? Il governo Renzi ultimamente, grazie a uno splendido, fra virgolette lo dico, referendum via internet, ha invitato il corpo docente a esprimere dei pareri su un documento già bello che precompilato, un documento che della scuola praticamente ha una visione assolutamente arbitraria, un documento che vede la scuola come un'entità distaccata dalla società, senza un serio appiglio nella vita quotidiana di tutti. E non solo ha fatto questa cosa, ma neanche sta discutendo dei risultati di questo referendum con chi il referendum lo ha compilato, perché il referendum era online, tutto il personale della scuola poteva compilarlo, eppure noi non sappiamo niente dei risultati di questo referendum. Quando Renzi va in televisione o chi per lui vanno in televisione, i vari ministri che si sono succeduti anche, grandissimi proclami, grandissime intenzioni, ma quando alla fine uno stringe quello che hanno detto, francamente non esce niente di importante. Però ogni tanto cade un soffitto in una scuola, ogni tanto c'è un allarme sicurezza, ogni tanto c'è una scuola che ha 40 bambini dentro una classe, ogni tanto c'è una scuola nella quale mancano insegnanti e i bambini o i ragazzi vengono sparpagliati per le altre classi. E ogni tanto c'è personale insufficiente, continuamente insufficiente, che fa altro del suo lavoro. Un insegnante di lettere che magari fa l'insegnante di sostegno, un insegnante di sostegno che deve girare per 4-5 bambini all'interno di un istituto e magari dargli soltanto 3 o 4 ore del suo tempo. Quindi uno svilimento della scuola di quelli memorabili. Neanche ai tempi di Berlusconi, i primi anni di Berlusconi, si era assistito a una disfatta così grande e così come dire penetrante, tanto più, e qui concludo, che poi la scuola invece, la scuola privata ha ricevuto e riceve ancora dei finanziamenti di natura proprio ormai inenarrabile, tanto da far a volte scegliere, anzi più delle volte scegliere alla popolazione che paga le tasse, quindi alla cittadinanza, così l'ipotesi di mandare i bambini in queste scuole, i loro figli in queste scuole private, a tutto detrimento della scuola pubblica che sta lentamente decadendo nel silenzio generale. Nel silenzio generale vuol dire che voi in televisione non lo sentirete mai un fatto come il nostro, passerà soltanto una nota proprio in fondo alla pagina se qualche giornalista di buon lavoro riesce a fare qualcosa, perché noi non si fa notizia, la scuola non fa più notizia, ripeto, se non succede qualche cosa. Vi ricordate qualche anno fa la scuola di San Giuliano di Puglia, il terremoto, 25-26 bambini morti, due insegnanti? Ecco, la sicurezza nelle scuole, da allora tutte le scuole saranno messe in sicurezza. Voi pensate che questo lavoro è stato fatto? Scordatevelo, non è vero, se ve lo dicono non è vero.
Chi sta come noi nelle scuole tutti i giorni lo sa, scale che non funzionano, ascensioni malmessi, eccetera. Cioè una cosa proprio veramente, veramente disgustosa. Oppure ancora i nuovi programmi, la scuola nuova, l'inglese, l'informatica nelle scuole, eccetera. Ci sono delle scuole che non hanno neanche i gessi per la lavagna, i gessi per la lavagna, i cancellini, le sedie vengono passate, le seggiole vengono passate di classe in classe. Allora, non ce le scordiamo queste cose. È facile parlare quando stai su una bella sedia, una poltrona con i braccioli. È facile parlare quando non sai le cose e vendi tutto il fumo possibile. È facile parlare in televisione quando c'hai davanti una, come dire, un pubblico che la guarda distrattamente e sente quelle 10 parole che tu gli vuoi far sentire. Altro è scendere qui e confrontarsi con la gente che la scuola la fa tutti i giorni, ma soprattutto con noi che la facciamo in queste enormi difficoltà di cui ho appena detto. La beffa di luglio scorso, la beffa di luglio scorso. Cioè? I 4.000 devono andare in pensione. Ah, come no, giustamente, c'erano 4.000 insegnanti che nel luglio scorso dovevano andare in pensione ed erano già preparati a un certo punto dietro fronte proprio alla grande, e poi durante un periodo di vacanza nel quale uno tira un pochino il fiato appena finiti gli esami a scuola, una cosa, un dai e vai che non è la prima volta che succede. Quando uscì il decreto che firmato contro gli inidonei era l'11 luglio, mi pare, il 12 luglio del 2011. Quindi voglio dire, le cose anche senza metterci la faccia, senza dire sì, questa è una mia responsabilità, sono io che ho fatto quest'atto, tutta gente che sta dietro le quinte, non appare mai, e tutte le volte che siamo stati al ministero che abbiamo chiesto conto ai dirigenti, al ministro, ai sottosegretari del loro operato, nessuno mai che fosse sceso dicendo sì, sono stato io, sì, ho fatto io questo gesto, quest'atto, e vi spiego perché. Ok, passo la parola ai precari. Chi c'è adesso? Coraggio, Daniela. Ciao a tutti, ci siamo già visti questa mattina. E, dicevo, ci siamo già visti questa mattina al convegno CESP organizzato dai COBAS. E oggi qui è importante essere visibili per far vedere, appunto, e manifestare il dissenso che noi manifestiamo al provvedimento della Buona Scuola di Renzi. Io rappresento il personale ATA precario e per noi questo provvedimento rappresenta veramente il massacro definitivo, perché il governo ha deciso di cancellarci dalla scuola, e lo dice chiaramente sia nella legge di stabilità tagliando le supplenze, tagliando il 50% l'organico di diritto, e quindi a settembre ci saranno 2020 posti in meno e la parte rimanente verrà data probabilmente ai soprannumerari delle province. Ancora una volta il nostro comparto viene utilizzato come sversatoio per tutti gli esuberi della pubblica amministrazione. Sono anni che subiamo continui tagli in questo senso, già era successo nel 2000, poi è avvenuto con la mobilità professionale e altri profili. Si dà sempre la possibilità ad altri di far carriera sui posti dei precari, quando invece, appunto, noi dopo 5, 10, 15 anni, anche 20, in alcune regioni ci sono precari che aspettano quasi da 20 anni il ruolo, appunto con la sentenza della Corte europea, e proprio oggi pomeriggio, in coincidenza con la nostra iniziativa, a Napoli si sta tenendo un altro convegno CESP, organizzato sempre dai COBAS, a cui sta partecipando il giudice Coppola, che è il giudice napoletano che ha rinviato tutta la questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato alla Corte di Giustizia, appunto perché la legge italiana continuava ad affermare che si potesse nel nostro comparto continuare a reiterare questi contratti a tempo determinato per necessità legate al numero di alunni o alle classi, e quindi di anno in anno era impossibile stabilire quanti posti effettivamente servissero, e la sentenza invece ha dichiarato l'esatto contrario, condannando l'Italia al quantomeno al risarcimento dei precari che ingiustamente si sono visti mantenere in questa condizione, appunto, del precariato per decenni.
Il giudice Coppola, appunto, tra l'altro proprio qualche settimana fa, nell'esercizio delle sue funzioni, ha stabilizzato 3 docenti che avevano fatto il ricorso, proprio applicando la sentenza della Corte di Giustizia Europea. E questo fa in un certo senso da precedente e speriamo che altri giudici adottino lo stesso tipo di diciamo scelta, non soltanto nel senso del risarcimento economico del danno subito in quanto appunto precari, mantenuti nello stato di precarietà per tutti questi anni, proprio perché abbiamo diritto alla stabilizzazione, in particolar modo noi precariata. La sentenza dice appunto che per avere diritto alla stabilizzazione bisogna aver lavorato su posto vacante e per noi è stato esattamente così.